Ciao ragazzi, bentrovati in questo meraviglioso canale. Continuiamo la nostra speedrun verso i 2000 e oltre. Giochiamo contro Sujanafk dal Nepal, bandiera palesemente più figa mai pensata. E qua dovremmo giocare il padellone su qualunque cosa. Mi sa che contro il 6 di 5 non possiamo spadellare. Questa è una cosa a cui non avevo pensato. Pensavo fosse quasi un sistema universale, ma dovremmo giocare questa inglese, catalana. Vediamo come esce. Magari esce una catalana. Facciamo cavallo F3 intanto. Vediamo se vorrà lui spingere in D4 o se mi concederà questa fantastica spinta. Niente, gioca lui D4. Ok, quindi possiamo definirla una Benoni in contromossa. Una roba. Vabbè, che dobbiamo fare qua? Facciamo E3, facciamo B3. B3 qua forse è la mossa principale. A me onestamente piace questa posizione col bianco. Però la teoria sancisce che questo è uno dei modi più seri per il nero di affrontare questa apertura. Vediamo, alfiere B2, E5. E qua possiamo inventarci qualcosa di un po' creativo, non lo so. Tipo B4? Dai, facciamo B4. Perché B4 ci sta? Perché il cavallo per B4 mi mangio E5. E se ho alfiere per B4, forse mi mangio E5 lo stesso. Sono proprio un furbacchione. Non so se ha senso sta cosa. Perché se mangia, donna A4 scacco. Vediamo. Presa, presa, donna A4 scacco. Questo è un doppio, però voi dite giustamente, ma lui torna col cavallo e difende l'alfiere. Però io te lo mangio sto cavallo adesso, perché questo non è più in mezzo ai maroni. Quindi lui rimangia e io gioco donna per B4. In tutto ciò siamo pari, però la donna in B4 è potente. Arriva anche alfiere A3, questo è più debole. Devo soltanto trovare il modo di far uscire il cavallo da B1, ma la posizione non mi dispiace. Magari alla fine fa donna E7. Proviamo ad andare avanti un po' col calcolo. Donna E7. Alfiere A3 magari. Anche questi due pedoni doppiati. Vabbè, ci sta, dai. Andiamo. Cavallo per E5. Questo è un pattern, uno schema tipico di dinamica delle strutture Benoni. Naturalmente è molto più, insomma, molto più diffuso, molto più facile incontrarlo a colori invertiti su questo genere di strutture, ma anche qui non sono particolarmente esperto. Me lo sono beccato questo trucco contro il maestro Fide, o al tempo era maestro, adesso non so se sia maestro Fide. Maximilian Spornberberg, un giovane altoatesino, era fortissimo e proprio mi aveva distrutto con questo genere di tatticismo nel sarà stato 2013 o 2012 al nazionale giovanile a Porretta Terme. Quella sconfitta mi ha un po' segnato perché mi ha proprio distrutto senza il minimo sforzo. Quindi ho imparato molto, ho imparato questo genere di tatticismo. Che poi ho tirato 100 volte nella mia carriera, però io avevo 1950 circa. Ok, cavallo C6. Abbiamo visto tutto, no? Siamo arrivati fino a questo punto. Qua
ho sospettato che lui potesse giocare donna e 7. Secondo me è abbastanza importante giocare una di queste due mosse, sulle quali perderà di 4, quindi ho detto una cazzata. Non può giocare donna e 7, troppo grave, che perde di 4. Niente, allora il bianco sta da Dio, sta proprio da Dio. Alfiere H3, questa non è una mossa che cambia troppo la situazione. Vuole farmi torre B8. Fair enough. Vabbè, non riesco a trovare un modo decente per dare la qualità, quindi mi sa che alla fine giocherò torre 1. E su torre B8 dovremmo fare una mossaccia tipo donna A3. Oddio, potremmo inventarci sta donna C5, però alfiere per F1, re per F1. Xenon. Ok, forse non è neanche male. Donna D6. Non è male, ma perché devo dare la qualità? Facciamo torre 1. Torre B8, donna A3. Sti cazzi. Sti cazzi. L'importante è che lui non arrocchi per un po' e che non riesca a darmi matto da sta parte. Perché comunque sono senza alfiere delle case, delle case chiare che mi difende. È un po' paura. Se la donna dovesse arrivare in sta diagonale potrebbe far male. Ok. Torre B8 è una mossa che si gioca quasi in automatico qua, perché veramente è difficile capire un motivo per non farlo. Quindi sono costretto a fare donna a 3, altrimenti perdo roba. E adesso speriamo di avere questi tre tempi per fare D3, cavallo D2, magari cavallo B3. Il cavallo sta molto bene in B3. E a schermare l'azione di questa torre, insomma. C'è da dire... Ok, donna D6 è proprio una missione di colpa, di star peggio. Probabilmente, cioè, H5 qua è più tosta, no? Perché faccio D3, H4, cavallo D2, e cavoli, qua già sta iniziando a mettere della carne al fuoco. Invece donna D6 mi dà la possibilità di cambiare le donne, mangiare questo e... Cazzo. Non c'è proprio paragone. Qua sono tranquillissimo. Ho un pedone in più, una posizione ordinatissima. Facilissimo sviluppare i miei pezzi. Adesso posso anche cambiare questo. Posso anche mangiarmi un pedone. L'imbarazzo della scelta. Qua secondo me... ci sta, ci mangiamo il secondo pedone. Perché no? Perché non dovrei? Dopotutto, perché non dovrei? Dopo torniamo qua. Ho sprecato un tempo, però... questo adesso è libero. Questo lo diamo e... vabbè, la posizione è veramente... easy. F3, G4. Come idea, questo possiamo... cambiare altri pezzi, torre... B1. Ok, anche torre AB1 è la stessa roba. E boh. Il fiore in H3 darebbe delle prospettive di matto, di dar matto, ma senza le donne è difficile. Torre B2, non facciamoci spaventare. Questa torre non minaccia nulla perché è inchiodata sull'altra torre, quindi possiamo... fare finta che nulla stia succedendo e giocare, diciamo, a 4. E fin tanto che lui non si organizza per fermarmi sto pedone, io lo spingerò. Esatto, quindi alla fine è stato un bluff. Mangiato tutto, ma il finale chiaramente non ha speranze il nero qui. Two pawns. Ok, F4 arriva, il re deve indietreggiare di nuovo, dopodiché, ok, anche qui
Cerchiamo di fare le cose con calma, una cosa alla volta, no? Allontaniamo il re. Scacco, il re deve andarsene. Vabbè, F4 va bene. Adesso abbiamo questo sotto, difendiamo. Dopodiché cercheremo di avanzare il nostro re. Adesso ad esempio su re G4 facciamo re G2. Il re non passa, dopo faremo H3, lo faremo tornare indietro e mano a mano, un po' alla volta. Non bisogna avere fretta perché è un attimo che il re entra da sta parte e inizia a mangiare pedoni, questo diventa passato e iniziano i problemi. No, qua non c'è proprio nessun bisogno di essere frettolosi. Ok, qua ad esempio vediamo H3 casualmente ha soltanto una via di fuga, no? Quindi possiamo anche pensare di giocare E4 e minacciamo matto. Però questa va vista quasi come una combinazione, no? E4, H3 la minaccia e l'unica cosa che può fare per parare questa minaccia è giocare H4 per crearsi una via di fuga. A quel punto H3, il re torna qua, G4 scacco, il re se viene in G6 si becca la forchetta, quindi deve andare in H6 e il re in H6 è completamente fuori passivo, comunque in una situazione in cui non vorrebbe essere. Ok, questo è lo scenario migliore in cui lui fa una mossa a caso e si prende matto con H3. E va bene così, va benissimo così, va benissimo così. Andiamo a vedere anche qui la revisione, è interessante perché bisogna vedere sta B4. Ok, il computer dice 94% di precisione, ma non ha granché senso. Ok, cavallo C6, B3, alfiere E7. Per B2 andiamo a vedere anche le partite, no? Penso che... Ok. C5 è la mossa più popolare per lui, prima di cavallo C6, ma cavallo C6 è comunque giocata. D3 qua è più popolare, ma B3 è comunque giocata. Ci sono anche partite di giocatori top. Alfiere E7. Alfiere B3. E5. In questa posizione è stata giocata E3 e D3 principalmente. Però andiamo a vedere B4. B4 è meglio. B4 è meglio. Meglio un cavolo. No, non è meglio B4 perché c'è E4. Ma anche alfiere per B4. Vediamo. Alfiere per B4. Cavallo per E5. Da posizione pari qua, eh. Cavallo per E5. Donna A4. Alfiere per C6, donna per B4, alfiere H3, torre 1, torre B8, donna A3, e qua C5. Ah, C5 è la soluzione del computer che secondo me serve a tantissime cose. C5, perché non può essere mangiata perché c'è l'alfiere sotto. Serve per arroccare la prossima mossa, questo sicuramente, ma anche per portare, no, dicevamo, la donna su questa diagonale. Con questo alfiere fa paurissima. Da notare che la seconda, allora C5, come potete evincere dal video, se tornate a minuto 4, C5 non l'avevo preso in considerazione, avevo più paura di H5, che è la seconda scelta che pure va bene. H5 mi faceva paura. Donna D6 è proprio una mossaccia. Donna D6 è una mossaccia. Questa è proprio una mossa da giocatore amatoriale che vede più gli sbatti immediati, ma non si è reso conto di quanto io fossi nei guai qua. Cioè qua... Cioè H5 è una mossa che non fa niente, letteralmente, che dice ok, voglio lanciarti i pezzi in faccia, e su H5 io non ho una risposta credibile, cioè non ho una mossa che dici cavoli, so esattamente cosa fare, no, devo andare piano, devo uscire coi pezzi un po' alla volta. E donna D6
non si è proprio accorto di questa cosa. Donna per D6, dopo alfiere per D4, credo che. Troppo facile per il bianco qui. Sì. Molto, 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 molto facile da qui in poi. Quindi, ok. Partita interessante, non proprio pulitissima, ma va bene lo stesso. Noi ci vediamo domani per il prossimo video. Mi raccomando, seguite il canale se non l'avete già fatto, mettete like e a domani. Ciao a tutti ragazzi!